Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, ovviamente incentrato sull'emergenza sanitaria. Le regioni non avranno particolari problemi nell'eseguire direttive richieste dalla circolare del Ministero della Salute per il monitoraggio del contagio nella fase 2. Lo afferma l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, che poi lancia però un monito ai cittadini. Non siamo ancora usciti dall'emergenza. Ascoltiamo. L'Italia e l'Abruzzo non sono ancora fuori dall'emergenza. L'assessore regionale Nicoletta Veri invita i cittadini alla prudenza dopo l'avvio della fase 2, nella quale il virus non è sparito, è ancora presente e va fronteggiato con le misure che abbiamo imparato a conoscere. La principale è il distanziamento sociale. In questi giorni ho visto immagini per strada di persone molto, troppo vicino, senza rispettare quella distanza sociale di cui abbiamo sempre parlato. E umanamente comprendo che queste manifestazioni dopo settimane di clausura se ne sente il bisogno, però sono questi i comportamenti più pericolosi che vanno evitati. Gli allentamenti della fase 2 vanno tenuti sotto controllo. Una forte ripresa dei contagi costringerebbe le istituzioni a nuove chiusure, magari localizzate a mo' di zone rosse. Il decreto firmato dal ministro della Salute Speranza lo scorso 30 aprile fissa dei parametri sintetizzabili in tre binari principali che interessano le regioni: indicatori su capacità di monitoraggio, capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti, tenuta dei servizi sanitari. Ci saranno focus anche naturalmente sui posti letto disponibili, personale dedicato all'emergenza, i protocolli assistenziali avviati. Le regioni in realtà già forniscono gran parte di queste informazioni agli organismi nazionali. Per cui, a parte alcuni piccoli aggiustamenti, credo che non ci saranno grosse criticità nell'applicazione delle prescrizioni ministeriali. Le ASL stanno completando le comunicazioni che consentiranno a 5.300 abruzzesi selezionati da Istat di partecipare ai test sierologici su 150.000 italiani per sviluppare l'indagine epidemiologica sulla diffusione del virus. Infine, i DPI, in particolare le mascherine, importante fattore di difesa dal contagio in questo momento di ripresa delle attività. Io penso che sul fronte dei dispositivi di protezione il momento critico ormai è stato superato. Attendiamo che le produzioni italiane vadano a regime, ma ritengo che ormai in poco tempo potremmo raggiungere proprio l'autosufficienza anche nella nostra regione. Purtroppo l'uso di questi dispositivi, in particolare le mascherine, ci accompagnerà ancora per molto tempo nella nostra quotidianità e dovremmo non solo abituarci, ma mobilizzare chi è vicino al loro corretto utilizzo. L'associazione Onlus Tutela dei Diritti del Malato di Pescara ha donato 53.000 euro all'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale civile di Pescara, diretta dal dottor Paolo Fazzi, e che si occupa dell'esame dei tamponi per la ricerca del Covid-19. Paolo Renzetti. L'associazione Tutela del Malato di Pescara ha raccolto 53.000 euro da donare all'Istituto di Microbiologia dell'Ospedale di Pescara, un'unità complessa presieduta dal dottor Fazzi. Una bella iniziativa, una bella azione, perché parliamo di un presidio fondamentale per l'analisi dei tamponi. Sì, di fatto questa iniziativa è partita via social nei primi di marzo e c'è stato un grande successo, non pensavamo di arrivare a raccogliere delle cifre simili. Tutto è stato già versato presso la tesoreria della ASL di Pescara. In più il dottor Fazzi ci ha chiesto l'acquisto di un computer che noi abbiamo già acquistato e che è stato già consegnato sempre alla UOC di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara. Più c'è stato anche un interessamento con l'ANCE, che ha versato la somma di 50.000 euro che in parte è stata utilizzata per l'acquisto del nuovo apparecchio che farà 2.400 tamponi al giorno. L'apparecchio è un OpenTrons che è arrivato, già lo stanno montando e dovrebbe entrare in funzione lunedì prossimo a pieno regime. E questa somma che è stata raccolta verrà utilizzata naturalmente per le borse di studio, per il personale che dovrà essere assunto, perché parliamo di avviare un'attività diciamo, di lettura di tamponi H24 e quindi sono necessari 3 turni di personale.
Lei diceva prima a microfoni spetti, non ci aspettavamo di avere così tanto successo, di raccogliere così tanti soldi. Sì, non pensavamo di riuscire, diciamo, ad arrivare a queste cifre, ci fa molto piacere, vuol dire che i cittadini di Pescara tengono molto al loro ospedale e quindi, diciamo, è stata sicuramente una bella prova. Poi la virologia è una struttura che già faceva il servizio per le sepsi H24 e quindi adesso in questa fase è, diciamo, il centro regionale di riferimento per il Covid-19. Albergatori preoccupati per la stagione estiva, mentre moltissimi lavoratori stagionali rischiano il posto. Federalberghi Abruzzo propone di utilizzare i mini bond per salvare il settore turistico. Gli alberghi potrebbero essere tra le ultime attività a riaprire, forse è troppo tardi per salvare la stagione estiva ormai imminente. Noi siamo totalmente in stallo. Le strutture ricettive abruzzesi, a partire da alberghi, villaggi, campeggi, residence, sono totalmente appesi ad una situazione che non conosciamo. Dobbiamo capire quali sono i regolamenti e se sono stati recepiti quelli che noi abbiamo predisposto, e quindi ad oggi abbiamo alberghi con zero prenotazioni, abbiamo restituito educatamente tutte le caparre. In queste condizioni le strutture alberghiere difficilmente riapriranno. Così molti dipendenti potrebbero venire licenziati. Gli stagionali quest'anno non hanno ancora potuto lavorare a causa del lockdown e questi, non avendo già stipulato in molti casi il contratto per la stagione, non hanno nemmeno diritto alla cassa integrazione in deroga. Secondo Federalberghi, le misure messe in campo finora a sostegno del settore sono insufficienti. Quello che ci spiace maggiormente è non poter riconfermare ad una gran parte dei collaboratori l'opportunità di poter lavorare, l'opportunità comunque di poter esercitare per molti il lavoro che fanno da una vita. A noi può salvarci solamente la cassa in deroga anche per gli stagionali, se la cosa non andrà bene, è il fondo perduto, perché 25.000 euro sappiamo bene che non sono per tutti, sono in proporzione ai fatturati e comunque si basa sul merito creditizio. Federalberghi Abruzzo si fa promotrice del Pluribond Restart Turismo Abruzzo, ovvero obbligazioni o titoli di debito a breve o medio-lungo termine, bond generalmente emessi da società non quotate in borsa. E questo per avere un canale alternativo da dove reperire liquidità, così come già sperimentato per il turismo veneto e per i giochi olimpici di Cortina. La proposta ha già ricevuto il benestare dell'assessore regionale al turismo Mauro Febbo. Il mini bond è un'opportunità interessante che noi abbiamo voluto percorrere per gli imprenditori della nostra regione, perché in un momento di difficoltà come questo, dove comunque gli impegni economico-finanziari indispensabili sia per impegni presi ma anche per gestire questa emergenza, ci danno la possibilità di poter sviluppare in tempo abbastanza stretto la possibilità di poter accedere a canali di credito alternativi e quindi di liquidità, sia per affrontare la difficoltà del momento che per ripartire. Eventualmente avremo la possibilità di ripartire con dei regolamenti chiari e con delle responsabilità ben precise. E noi apriamo la consueta finestra in diretta, ritrovo da Pescara Paolo Renzetti che saluto in compagnia, buon pomeriggio al Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. Buon pomeriggio Presidente, buon pomeriggio Paolo. Io ne approfitto subito, mi perdonerete, perché prima del collegamento c'è stato il servizio che riguardava Federalberghi, chiaramente un settore magari differente quello del turismo, però la questione mini bond, Presidente, è la prima che le chiedo, la possibilità, visto che voi avete a che fare con tantissime imprese, delle linee di credito alternative, ecco, un suo pensiero su questa modalità. Le linee di credito alternativo, una domanda molto vaga. Il sistema bancario, per quanto riguarda la mia esperienza, non più giovanissimo io, è che quando sei con la banca sei tu e la banca. Per cui io credo che tutto il sistema produttivo italiano gli vada dato lavoro. Dobbiamo avere la possibilità tutti di tornare a produrre. Lo Stato, se ha soldi da spendere, ce lo dia per produrre, perché
tutti questi accordi che sentiamo per le banche, a mio personale giudizio, lascia il tempo che trova, perché le difficoltà di chi ha bisogno non troverà aperta porta aperta nelle banche. Questa è la mia esperienza. Ok, fatta questa premessa un po' particolare, sono entrato, mi perdonerai Paolo, a gamba tesa, ovviamente linea a te. Sì, grazie Jacopo, grazie, ringrazio ovviamente anch'io il Presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, il Dottor Gennaro Strever. Presidente, allora parliamo di quello che è stato fino a qualche giorno fa questi due mesi di emergenza sanitaria che hanno messo a dura prova il sistema imprenditoriale della nostra regione, è così? Ben ha fatto il nostro governo a dare delle indicazioni per prevenire il contagio e gli italiani hanno dimostrato, a mio avviso, un grande senso di responsabilità, perché ci siamo attenuti un po' tutti al rispetto di quello che ci è stato imposto. Però di conseguenza abbiamo messo a serio rischio l'economia del paese. Oggi bisogna pensare, visto che abbiamo fatto un passo da gigante nella salvaguardia della vita umana, oggi nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza, che speriamo che vengano chiarite anche in maniera migliore, perché parlano in troppi per dire quali sono i sistemi da applicare, speriamo che si faccia chiarezza inequivocabile. Per quello che sono le prevenzioni su tutti i settori, la cosa importante oggi è ricominciare a lavorare con intelligenza, ma lavorare tutti, perché solo producendo impoveriamo meno e c'è speranza di recuperare. Senza produrre e aspettiamo solo contributi, continuiamo a impoverirci ogni giorno di più. Presidente, prima di scendere un po', entrare anche un po' più nel concreto di quella che è la situazione generale nella nostra regione, io le chiedo quali sono gli strumenti, mantenendosi sempre ovviamente nel generale, senza scendere troppo nel particolare, quali sono gli strumenti messi in campo, quelli che metterà in campo la Camera di Commercio in questa seconda fase, partita la fase 2, insomma che cosa farà l'ente camerale per far ripartire, per agevolare la ripartenza delle nostre aziende, delle nostre imprese? Noi come Camera di Commercio abbiamo fatto uno sforzo notevole, prelevando 5 milioni da un fondo di riserve che avevamo, lo stiamo mettendo a disposizione delle imprese del territorio, facendo dei bandi che usciranno, penso, la prossima settimana, dove daremo un contributo a fondo perduto sul conto interessi. Chi ha la fortuna di accedere in banca per avere il prestito per il coronavirus Covid-19, con una semplice domandina alla Camera di Commercio può avere fino a un prestito di 25.000 euro il risarcimento, chiamiamolo in questi termini, degli interessi, per un ammontare, se non vado errato, fino a 3.000 euro, il 100% fino a 25.000 euro, e scende al 50% per i finanziamenti fino a 100.000 euro. Presidente, prima di coinvolgere nuovamente anche da studio il collega Jacopo Forcella, prima abbiamo ascoltato il servizio precedente, si parlava di turismo, diciamo che il settore turistico è quello tra i più colpiti da questa pandemia, si parla di turismo e di stagione estiva che ormai alle porte, che sarà caratterizzata da un'assenza totale di turismo dall'estero. Camera di Commercio che lavora molto con l'estero, non solo per quanto concerne il turismo, questo che cosa significa in soldoni? Allora, con grande dispiacere devo dire che il settore del turismo sicuramente è il settore più colpito da questa crisi, più colpito, e quest'anno la Camera di Commercio penso che possa fare ben poco, perché
il turista straniero difficilmente viene in Italia, è inutile che ci prendiamo in giro e ci facciamo. Un invito che faccio alla Regione è di fare chiarezza immediata per quanto riguarda i balneatori, che chiarisca definitivamente quali sono i requisiti per aprire un lido balneare, quali sono le distanze da rispettare affinché questa gente che vivono con quel tipo di attività si possano attrezzare e recuperare per quanto possibile la stagione balneare con un turismo certamente non estero, perché non credo che arrivano, però almeno col turismo locale o quantomeno italiano. Jacopo. Sì, io volevo chiedere al Presidente Strever se, anche in relazione a quello che abbiamo sentito, alle sue parole di poco fa, è più o meno si trova in linea con quello che è stato lo scadenzario, con il calendario delle riaperture del Governo, ma poi abbiamo visto che regionalmente si sono fatte anche delle diversificazioni per conformazioni territoriali, per mille motivi. Ecco, in relazione a quei tempi che lei diceva prima, non bisogna aspettare soldi a fondo perduto, perché poi contributi, perché poi si rischia veramente di farsi ancora più male, è d'accordo con lo scadenzario governo-regione? Con la riapertura, diciamo, con le date di riapertura. Le aperture per me dovrebbero riaprire tutti domani. Per cui con intelligenza sì, ma riaprire prima possibile. In questo ringrazio il governo regionale che ha anticipato un pochino qualcosa nei confronti delle direttive nazionali, ma se acceleriamo ancora diamo una boccata d'ossigeno alla nostra economia. Agli imprenditori, ai colleghi chiedo abbiate rispetto, perché è nell'interesse di tutto. Ecco, però c'è sempre la questione relativa all'eventuale contagio, perché poi in fondo molte delle polemiche prima del lockdown sono derivate proprio da questo, cioè dalla volontà di rimanere comunque aperti, e che spesso questa cosa qui ha permesso al virus di circolare per altri giorni e creare ancora più contagi. Ha ragione, ma io credo di aver detto sin dall'inizio che ha fatto bene il governo a fare quello che ha fatto, perché ci ha permesso comunque di abbassare fino a livelli che io sono soddisfatto di come sta abbassando le percentuali di contagio. Oggi però all'inizio non conoscevamo questo mostro, adesso non lo vediamo, ma comunque abbiamo imparato a conoscerlo e a capire anche come proteggersi da questo mostro. Per cui l'imprenditore ha il dovere morale di, a qualunque dipendente o collaboratore che sia, di metterlo nelle condizioni di lavorare in sicurezza. Giustamente però anche il lavoratore non è che deve stare in sicurezza solo le ore che sta a lavorare, deve fare attenzione da buon cittadino, quale sono convinto che gli italiani saranno, anche dopo la fine del lavoro, di non commettere quelle adunanze che una volta facevamo tutti liberamente. Bisogna che impariamo a convivere con questo virus, che secondo me il terrore andar bene passerà l'estate 2021, non è che adesso passa tra un mese, perché chi si illude che tra un mese non abbiamo più paura si sbaglia. Noi dobbiamo imparare a conviverci e a gestirla questa sicurezza almeno fino all'estate 2021. Presidente, le chiedo se chiaramente noi ci auguriamo che la paura termini magari un po' prima, magari con l'aiuto anche di un vaccino, però che tipo di tessuto imprenditoriale si aspetta di ritrovare una volta che saremo tornati più o meno alla normalità? Cambiato, e se sì come? Allora, io mi auguro che ci siamo ancora tutti quelli che c'erano prima della pandemia. Avremo sicuramente più rispetto per la vita umana, perché questa ci è stata lezione di vita, che ci siamo trovati, abbiamo assistito a delle scene di totale impotenza dell'essere umano, per cui ci porterà probabilmente a rispettare più la vita. Presidente, l'ultimissima, da parte mia c'è tutto il settore relativo alla ricostruzione,
peraltro sicuramente saprà nei giorni scorsi la decisione del prefetto dell'Aquila, che insomma c'è stato questa specie di scontro istituzionale tra il prefetto e il sindaco dell'Aquila. Ecco, sui protocolli di sicurezza, sui cantieri che ripartono, qual è, come ha vissuto questa vicenda in particolare e in generale che opinione si è fatta? Tutto ciò deriva dalla poca chiarezza delle disposizioni governative. A mio avviso non è possibile che si faccia una legge di governo, un DPCM, che poi lascia libero arbitrio al Presidente della Regione, al Comune. Se facessimo delle direttive più certe, probabilmente ci sarebbero meno errori. Il Sindaco dell'Aquila, un galantuomo, probabilmente nella sua buona fede voleva difendere i suoi cittadini al migliore dei modi. Probabilmente, secondo l'interpretazione del prefetto, altra persona squisita, che devo notare che ha riscontrato qualche anomalia, ma è frutto delle nostre leggi, che spesso non si sanno come applicarle. Paolo. Chiudiamo qui dalla sede della Camera di Commercio di Pescara. Un'ultima domanda, Presidente. Lei prima diceva l'auspicio di ritrovare tra un anno o anche prima, a pandemia finita, quando ci sarà un vaccino, tutte le imprese, tutte quelle aziende che c'erano fino a qualche settimana fa. Però molte aziende rischiano di non avere la capacità per poter ripartire, molte aziende rischiano la chiusura, alcune non riapriranno. Lei cosa si sente di dire su questo? Io di fronte a questa domanda sono abbastanza impotente, mi auguro che ce la facciano tutti. Grazie, grazie al Presidente della Camera di Commercio Pescara Chieti, Gennaro Strever, grazie a Loris Bennato. Da Pescara è tutto, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente al Presidente Strever che ha parlato della questione cantieri all'Aquila, e noi proprio di questo parliamo. Nessun rallentamento per i cantieri nel capoluogo. Arriva la risposta infatti del sindaco Pierluigi Biondi sulla vicenda dei tamponi alle maestranze del protocollo che le ditte devono eseguire per la ripresa dei lavori. Allora, intanto non c'è nessun rallentamento perché ognuno può riaprire in sicurezza secondo il protocollo del 24 aprile e secondo il DPCM del 26 di aprile. Credo che se qualche lentezza ci può essere all'inizio per effettuare i tamponi, visto che la maggior parte delle imprese hanno previsto prima di fare i tamponi e poi di riaprire i cantieri, comunque sarà tempo che recupereremo in futuro quando non si fermerà la ricostruzione, perché il lavoro fatto oggi ce lo ritroveremo in futuro. E l'ordinanza era stata concordata naturalmente con la prefettura, è stata inviata in bozze. Naturalmente bisogna mantenere il giusto punto di equilibrio fra la libertà d'impresa e la tutela della salute pubblica, e quel provvedimento abbiamo ritenuto che fosse appunto un elemento di mediazione utile, che tenesse conto della necessità delle attività economiche di ripartire, ma anche di evitare che un afflusso sostanzioso di maestranze in questa città potesse interrompere la virtuosità di un periodo di zero contagi. Lanciano riapre il mercato coperto di Piazza Garibaldi. 35 sono i venditori distanziati su una superficie di 400 metri quadrati. All'ingresso c'è la misurazione della temperatura con obbligo della mascherina e dei guanti. Entrano 15 clienti alla volta. 31. Ok, la temperatura è giusta per entrare nel mercato coperto di Lanciano, che ha riaperto i battenti dopo 2 mesi di chiusura per coronavirus. Ce l'ha più alta di tutte oggi. Quanto c'ho? 34. All'ingresso c'è Monica della cooperativa Ida, che è in gestione l'afflusso dei clienti. Non più di 15 per volta, mentre 35 sono gli operatori presenti. Mettono i dispositivi? Mettono i dispositivi, magari li mettono male, magari lisciandolo un po' per respirare ovviamente, però sì, la maggior parte è consapevole di quello che è la situazione attuale.
Sono 50 complessivamente le persone presenti su 400 metri quadrati di superficie espositiva, in cui ci si muove seguendo un percorso obbligato segnato sul pavimento con delle frecce rosse. Rosalinda da Santa Liberata, Lucia da Fossacesia, Luciano da Frisa, Assunta dall'Iconicella di Lanciano e altri ancora sono contenti di tornare a vendere i prodotti degli orti tra i banchi del mercato coperto. È una vita che lavorano qui. In quarantena, dicono, si è persa parte del raccolto di stagione, finocchi, verze, cavoli, ma qualcuno di loro ha fatto anche consegne a domicilio. E adesso si ricomincia con mascherine, guanti e gel igienizzante. La paura resta, ma la voglia di tornare a vivere è più forte. E allora sorrisi e saluti tra i vicini di banco e con i clienti. Li riconosciamo anche se portano le mascherine, dicono. Ci guardiamo negli occhi e riconosciamo le voci. L'assessore al commercio, Francesca Caporale. La riapertura del mercato è un modo per tornare alle tradizioni e con queste tradizioni iniziare ad avere un minimo di normalità, una normalità che sarà sicuramente diversa rispetto a quelle che abbiamo vissuto fino ad oggi, ma che comunque dovremmo imparare a vivere e convivere. Sono felice che comunque abbiano aderito in 20, probabilmente sabato saranno ancora di più, le persone rispettano le distanze, abbiamo i controlli sia all'ingresso che all'interno e anche all'esterno e quindi spero che vada tutto per il meglio. Ci sono delle disposizioni di sicurezza particolari, così come gli ingressi e l'uscita separati? Si entra in un punto e si esce da un altro, c'è l'obbligo di mascherina e guanti e gli ingressi sono contingentati, solo 15 persone possono essere presenti contemporaneamente e ogni bancarella avrà soltanto un venditore. Normalmente eravamo abituati a vedere più persone che si aiutavano della stessa famiglia, purtroppo per rispettare le distanze questo non sarà possibile, però con gli ingressi contingentati è anche più semplice gestire la clientela e non ci sono assembramenti. Le rigidissime misure di sicurezza applicate dall'ASL di Teramo all'ospedale Mazzini stanno dando risultati eccellenti, zero contagi da giorni all'interno della struttura che è ormai blindata e completamente sicura. Nessun contagio da giorni all'interno della struttura, un ospedale blindato e sicuro. Stiamo parlando del Mazzini di Teramo, che dopo essere stato sorpreso inizialmente dallo tsunami coronavirus, si è riorganizzato in maniera esemplare. Come prima cosa la trasformazione dell'ex sanatorio, che è diventato un terzo lotto interamente Covid, con l'ampliamento del reparto di malattie infettive, la creazione di una rianimazione dedicata, sale operatorie di emergenza e posti letto per malati oncologici positivi. All'interno dell'8-3 erano presenti l'hospice, il reparto di psichiatria e il reparto di malattie infettive. Proprio quest'ultimo era un reparto che da poco ristrutturato, che presentava tutti i requisiti per ospitare pazienti contagiosi. Per tale motivo abbiamo così deciso che per rispondere all'immediata emergenza sanitaria di trasformare quest'area in un'area dedicata a Covid. Gli ingressi del Mazzini sono tutti attualmente presidiati. Chiunque si rechi oggi in ospedale deve passare per un pre-triage esterno. Chi poi deve ricoverarsi dovrà effettuare prima un tampone, essere sistemato in una stanza singola in attesa della risposta. C'è anche la possibilità di eseguire un attacco esterna per evitare contaminazioni nel reparto di radiologia. Ad oggi c'è una chiara suddivisione dell'area di degenza Covid rispetto a quella no Covid e questo naturalmente è un sistema che ha funzionato, almeno sta funzionando sino ad ora, basta pensare che il personale sanitario che è regolarmente sottoposto all'esecuzione di tamponi non ha fatto più registrare casi di positività da alcune settimane. Un'altra decisione molto importante adottata dalla nostra ASL è stata quella di dotarsi di una TAC esterna mobile posta nelle immediate vicinanze del pronto soccorso, raggiungibile con un percorso esterno e che è uno strumento molto importante nell'iter diagnostico del paziente affetto da Covid. Percorsi rigidi in sicurezza al Mazzini anche per chi deve subire operazioni chirurgiche. In questa sala prevalentemente possono essere svolti interventi specialistici neurochirurgici, di chirurgia vascolare e di chirurgia ortopedica. Una volta effettuato l'intervento chirurgico, gli operatori sanitari, mediante delle procedure codificate, effettuano degli step di decontaminazione attraverso due zone filtro. Una serie di misure fortemente contenitive, quella che l'ASL di Teramo ha inteso applicare al Mazzini e che ha dato come risultato il contagio zero e tanti guariti. Un ospedale che, a parte qualche insicurezza iniziale, ha contribuito a salvare la città dalla pandemia.
Proseguono le visite degli esponenti istituzionali della regione nei nosocomi abruzzesi. Questa mattina il sottosegretario Umberto D'Annuntis è stato nei reparti dell'ospedale di Giulianova, accompagnato dal manager dell'ASL di Giosia e dal sindaco Costantini. Nei mesi dell'esplosione della pandemia da Covid-19, l'ospedale di Giulianova ha garantito i servizi sanitari in sicurezza. In accordo tra primari e task force della ASL sono stati attivati due percorsi differenti, uno per pazienti sospetti Covid e l'altro per coloro che hanno avuto la necessità di ricoverarsi per altre patologie. Stamani il personale e la struttura del Maria Santissima dello Splendore hanno ricevuto la visita del sottosegretario della Regione Abruzzo, D'Annuntis, accompagnato dal manager della ASL di Giosia e dal sindaco Costantini. In questa fase emergenza tutti si sono comportati bene, a partire dai cittadini che hanno rispettato le disposizioni nazionali e regionali, per poi passare per gli operatori tutti, dal primo all'ultimo, che instancabilmente in questi 3 mesi si sono dedicati per la nostra sicurezza. La visita di oggi rientra in un ampio quadro di interventi e di iniziative che la Giunta regionale sta facendo sul territorio. Infatti le settimane scorse c'è stata la visita da parte di altri consiglieri regionali e del Presidente Marsiglio ad altre strutture del nostro territorio, quindi veniamo qui per essere vicini a queste realtà e per ringraziare gli operatori per tutto quello che hanno fatto e che faranno in seguito. Era importante far sentire la presenza della direzione, che siamo vicini a tutti gli operatori e che, come possiamo dire, lavoriamo al loro fianco. Volevo ringraziare l'ospedale di Giulianova che ha dato la possibilità di nel padiglione est appunto di ricoverare delle persone che dovevano essere attenzionate prima dell'accertamento dell'esito del tampone, al fine di salvaguardare l'integrità dei presidi ospedalieri da eventuali contagi. Ecco. Tutti sono stati disponibili e, come possiamo dire, hanno capito il senso e la responsabilità che ognuno deve mettere in campo in questo momento. Ne siamo fieri, e questa è la ASL, e grazie all'ospedale di Giulianova, grazie a tutti gli operatori, i medici, infermieri, operatori sanitari che hanno lavorato e si sono prodigati per l'attività dell'azienda. Prima di chiudere, una notizia di viabilità: la concessionaria Strada dei Parchi comunica che per urgenti attività di manutenzione della pavimentazione dello svincolo in oggetto, dalle 9 alle 16 di domani sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dell'autostrada A25 dello svincolo di Pratola Peligna, illimitatamente al traffico proveniente dall'A24 e diretto verso la viabilità ordinaria di Pratola Peligna. Conseguentemente, negli orari sopra indicati, a quanti provengono dall'A24 e sono diretti verso la viabilità ordinaria di Pratola, si consiglia di uscire dall'autostrada A25 allo svincolo di Cocullo per proseguire sulla viabilità ordinaria e raggiungere la SS17 o uscire allo svincolo di Bussi Popoli per proseguire sulla SS5 Tiburtina Valeria. E questa era l'ultima notizia per quanto concerne la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete rivedere i nostri contributi on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.